Buonasera amici sportivi e baschettari di Radio Siena e Siena TV, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento del mercoledì sera, l'appuntamento ovviamente con Basket Forum, per parlare di Menzana e non solo, ma per analizzare tutto quello che sta succedendo nella pallacanestro senese. Inizio subito con il presentare gli ospiti di questa sera, inizio da Luigi Cagnazzo che torna a trovarci. Buonasera Luigi, ciao, buonasera a tutti. ormai da bandiera della Menzana, da ex giocatore, insomma, adesso ruolo dirigenziale, responsabile rapporti con la squadra. Poi ne parleremo anche come è stato questo passaggio e qual è il tuo impegno in Viale Sclavo. Accanto a lui c'è una giovane firma del giornalismo senese, vale a dire Claudio Coli di BasketItaly.it. Buonasera Claudio Buonasera Andrea, buonasera a e tutti. bentornato anche a Grazie. te nel nostro studio, nella nostra trasmissione. Parliamo però d'attualità innanzitutto perché chiaramente c'è da fare l'analisi su quella che è stata la partita di domenica scorsa della Menzana, persa a Barcellona, persa di 3, e questo può essere un dato incoraggiante se vogliamo, un po' meno la prestazione, diciamo così. Inizio da Claudio, poi sentiamo cosa ne pensa Luigi, così che vediamo l'analisi di chi l'ha vista da fuori e poi di chi l'ha visto da Da dentro. dentro. Claudio, che partita hai visto? Allora, la partita dal punteggio potrebbe ingannare, ma la prestazione, come hai detto te, non è stata delle migliori. E tutte le paure di Ramagni del pre-gara sull'avversario, su Barcellona, si sono avverate, perché Ramagni aveva posto l'attenzione su alcuni aspetti che poi sono puntualmente avverati, come per esempio la prestanza di Dubois sotto canestro e il dominio di questo giocatore sotto canestro, quindi il rimbalzo, i punti in aria, le transizioni veloci che scaturiscono dai secondi tiri, e tutte situazioni che sono poi avverate e che hanno portato poi la Menzana a subire molto per quasi 3 quarti e mezzo di partita, quindi quasi per tutta la partita, e Siena ha sbagliato completamente l'approccio, non è riuscita come aveva fatto in parte a Scafati, dove comunque pur perdendo aveva mostrato di potersela giocare fino in fondo, e quindi per 3 quarti ha prodotto una partita abbastanza scadente in qualche modo, ha subito molto rimbalzo, ha subito le transizioni, i due americani come Bryant e Roberts non hanno dato il loro apporto, e si sa quanto è importante l'apporto dei due americani in un campionato come questo. E oltre a ciò, da sottolineare, quindi quasi 35 minuti abbastanza negativi, mentre invece negli ultimi 5 c'è stato la squadra si è sbloccata, uno sblocco psicologico, grazie anche a un Cucci veramente sugli scudi, grazie anche alle prestazioni di Ranuzzi, e la squadra si è un po' ripresa e ha iniziato, tra virgolette, a giocare a basket, anche se tardivamente, ha rischiato quasi un'impresa che si è spenta poi negli ultimi tiri. E, insomma, nel complesso è una partita che deve far riflettere, e che comunque è stata ben sottolineata da Ramagni nel post-gara, dove ha insomma, tuonato dicendo che in casa c'è un tipo di rendimento, un tipo di prestazione, in trasferta un altro. E E tra ora, poco lo sentiremo, sì, non ti esatto. preoccupare. E quindi, alla luce di questa partita, che penso sia stata analizzata anche successivamente dalla squadra, la squadra ora si prospetta un altro impegno, poi, insomma, penso ne parleremo a lungo a Trapani, che arriva in un momento buono e in un momento sbagliato allo stesso tempo, perché da una parte c'è una squadra che ancora soffre in trasferta, dall'altra c'è la possibilità di un pronto riscatto contro una squadra che ha la stessa classifica, ha gli stessi problemi, ma che magari rispetto anche a Barcellona ha delle individualità maggiori, quindi dovremo in qualche modo Assolutamente, tenerle molto sotto punto controllo. e essere un'altra pasta. Claudio Coli ha studiato, avete sentito, ha fatto il menù della serata perfetto. No, la base di quella che è stata l'analisi molto centrata di Claudio. Luigi, cosa vi siete detti? Insomma, cosa si è detta la squadra nel post partita e in questi giorni, oggi sono ripresi ufficialmente gli allenamenti di squadra. Ieri, come dicevamo prima di entrare in onda, c'è stata le sedute individuali di tecnica in palestra. Insomma, qual è stata la prima reazione? La prima reazione chiaramente era il dispiacere di tutti della prestazione, prima penso che i ragazzi si siano resi conto subito di dove hanno sbagliato, perché giustamente noi si è persa la partita di 3 punti, ma non è stata la partita, il tiro finale che è uscito, che ti ha fatto Esatto, perdere la partita. anche perché poi ridurre la pallacanestro a un tiro che entra e esce è No. sempre Sì, riduttivo. esatto, sì, quello non possiamo, quello che è stato sicuramente, ma io vorrei partire un attimino da dietro, adesso noi rendiamoci conto che noi siamo una squadra neopromossa. Siamo una squadra di giovani, di belle speranze, ma di giovani che vedono il campo, diciamo, a un certo livello, forse Per per la la prima volta. volta. Quindi queste cose qua ci stanno, chiaramente danno fastidio. E Ramagli, il coach, l'ha spiegato nel post partita chiaramente, il discorso Leoni in casa.
effettivamente siamo entrati in campo forse con un atteggiamento sbagliato, con una paura che poi non c'era veramente un campo abbastanza tranquillo, dove non siamo, non lo so, quello che ci ha bloccato, erano bloccati mentalmente, ma anche a livello di giochi, di cose, la palla ristagnava, non c'era un movimento fluido. Io vedo gli allenamenti tutti i giorni, bastava fare tranquillamente quello che normalmente facciamo durante la settimana. Abbiamo concesso, come diceva prima Claudio, molti secondi tiri, e quelli ci hanno affossato, perché sì, loro sotto canestra hanno una bella prestanza fisica con il loro centro, però ha sbagliato anche diversi tiri e è riuscito a prendere sempre i secondi tiri, quindi è questo che ti fa un attimino riflettere. Però ecco, io sono convinto, parlando anche con loro, i ragazzi si rendono conto che hanno una grossissima chance, non hanno delle pressioni psicologiche da parte della società, perché quest'anno, diciamo, come neopromossa si sono buttate le basi per far crescere una squadra, si è puntato sui giovani, quindi con i giovani bisogna avere pazienza, cercando di fargli capire che quest'anno sono 10 giocatori, 10, tutti uguali, esatto, che hanno soltanto da guadagnare, perché è una vetrina importantissima, portano addosso una maglia che forse pesa, ma questo sicuramente pesa, però il passato dimentichiamocelo, siamo nella promossa, stiamo costruendo, quindi degli errori di gioventù vanno chiaramente limati e corretti. Bisogna aver pazienza, non bisogna dargli pressioni, perché secondo me sono entrati dei ragazzi giovani come Cucci facendo per lui, è gente che ti può fare una partita come ha fatto Cucci, possiamo andare a Trapani, Cucci non si vede, ma non è questo il problema, cioè il discorso, noi siamo soggetti a queste cose qua, quindi dobbiamo entrare nella mentalità, ci vuole pazienza. Quello che dispiace è perché giù a Barcellona si è buttata via veramente un'occasione, per noi andare a cercare due punti fuori è di vitale importanza, esatto, quindi quella è stata veramente un'occasione buttata via. Il rammarico è questo, non il discorso la partita si gioca bene, si gioca male, il tiro entra, il tiro esce, faccio 0 su 9, per quanto mi riguarda fa parte del gioco. Ecco, quello che dove vorrei invece infilare dentro bene il dito nella piaga è il discorso della mentalità, noi dobbiamo essere convinti nei nostri mezzi, perché questi ragazzi sono tutti ragazzi che hanno delle grosse potenzialità e devono capire che non devono aver paura di niente. Perché questo campo era tranquillo, andremo a giocare su campi forse molto più forti. Quindi che serva da lezione. Esatto. Io sono abbastanza positivo nelle mie cose, quindi che serva da lezione, spero che serva da lezione, perché l'atteggiamento all'inizio effettivamente ci ha lasciati un po' perplessi. Questo sicuramente quando non c'era veramente nessuna indicazione al contrario. Comunque andiamo a rivedere un po' quello che è successo nel servizio che abbiamo fatto, insomma, anche nelle scorse puntate della Striscia Informativa. Rivediamo il servizio e poi torniamo ancora qui in studio per i nostri commenti. Seconda trasferta e seconda sconfitta in stagione per la Menzana, che a Barcellona è stata superata dalla Briosa con il punteggio finale di 70-67. Brutta partita per Siena nei primi tre quarti di gioco, dove i siciliani hanno sempre condotto, trascinati da un David Lubo da 22 punti, 12 rimbalzi e 4 stoppate. Gli spunti tattici di coach Ramagli hanno dato i loro frutti solo nell'ultimo quarto, con la scelta di giocare con il quintetto basso e pressare a tutto campo i portatori di palla avversari. La Menzana ha rimontato fino al meno 3 finale, quando il tiro da 3 punti sbagliato da Borzato allo scadere ha negato ai biancoverdi l'overtime. Tra 7 giorni Menzana è impegnata ancora in trasferta, nuovamente in Sicilia, ma questa volta a Trapani. Sentiamo il coach della Menzana Ramagli al termine dell'incontro. Ci vuole un po' di senso di responsabilità quando si va a giocare in trasferta, perché abbiamo avuto la stessa faccia remissiva in certi momenti della partita, anzi stasera per guardi tratti che abbiamo avuto scappati quando la partita ci è scappata di mano. E Leone in casa e Agnelli in trasferta non va bene, e non conta la carta d'identità, perché alla fine due giocatori con la carta d'identità più verde degli altri sono stati in campo con grande presenza, e qualcun altro che invece dovrebbe avere più senso di responsabilità non ce l'ha avuto, quindi credo che questa sia la lezione più importante che ci portiamo via da questa trasferta. Quindi al di là del fatto che poi abbiamo avuto una reazione significativa, siamo riusciti a ritornare in partita, abbiamo giocato e tirato anche per pareggiarla, ma
Non mi piace quando una squadra non ha l'atteggiamento, la faccia di chi ha il senso di responsabilità per provare a giocarsi alla trasferta, e noi non l'abbiamo fatto dall'inizio e per lunghi tratti della gara. Questo va molto male, perché non possiamo aspettare le partite in casa per far vedere chi siamo. Dobbiamo giocare dovunque, contro chiunque e con la stessa personalità. Leoni in casa, Agnelli fuori non va bene, questa è la frase insomma, che è diventata il tormentone degli ultimi giorni in casa Menzana. Però riguardando il servizio, ripensando anche a quello che dicevi te prima, Luigi, il quintetto basso ha dato i suoi frutti alla fine, ha messo in crisi Barcellona e si è visto, perché insomma sostanzialmente gli ultimi 5 minuti di partita Barcellona ha smesso di giocare e non è riuscito a trovare contromisure, e questa è ulteriore dimostrazione del fatto di quello che dicevamo prima. Tutti i titolari, tutti hanno una grandissima occasione, perché anche Bucarelli viene in mente, un altro giocatore che magari a livello di statistiche non figura come Cucci, come quello che ha fatto 12 punti, però è entrato in campo senza essere mai entrato nei precedenti tre quarti, è entrato e ha messo un suo mattoncino importante, soprattutto direi in quella difesa a tutto campo che poi ha mandato fuori Giri Barcellona. Ripartiamo da lì, quindi il messaggio. Sì, ma questo è quello che si è detto prima, insomma, poi ci ripeteremo e basta, ecco quello che dico, che abbiamo perso un'occasione anche perché quando il coach ha fatto questa mossa di giocare con una squadra di piccoli, dall'altra parte non ci hanno capito nulla. Anche perché, forse mi metto anche nei panni del coach di Barcellona, levando l'unico giocatore che gli dava sostanza sotto canestra, avrebbe rischiato forse ancora di più. Però è stata una mossa, quella lì, indovinatissima. È entrato Bucarelli, come dicevi te, ha ringhiato in difesa, veramente. Statisticamente queste cose non si vedono, però per gli addetti ai lavori sono importanti, sono dei segni importanti. Io penso che il coach, quando parlava di giocatori che entravano giovani così, si riferiva tranquillamente, penso a lui. Quindi, e questa è la dimostrazione. Quindi è la voglia di fare, la voglia di mettersi in mostra. Nessuno chiede niente di più. Di più di quello che uno deve essere consapevole di quello che può dare in campo, ecco, questo è giocare tranquilli, ecco, senza problemi. Anche perché Claudio, visto che insomma, tanto per fare iniziare a fare anche un excursus su quello che succede in questo girone del campionato di A2, girone Ovest, i livelli per ora mi sembrano molto equilibrati, c'è capolista Agropoli e alzi la mano chi avrebbe pronunciato questa cosa. Il mio loro probabilmente. Sì, c'è un campionato molto livellato, come è stato detto anche da alcuni giocatori della Menzana, penso a Ranuzzi, intervistato di recente, che ha spiegato in maniera molto chiara come si prefigura questa A2, che è un mix fra la vecchia Lega 2 e la recente Silver, dove ci sono tutte squadre ben mixate fra gruppi di italiani molto solidi, insomma anche esperti di categoria, e americani, due americani. E c'è un livello medio molto, molto livellato, e quindi la differenza molto, intanto il livello dei due americani, che ovviamente devono sempre fare la differenza, come si diceva fuori onda prima, basta pensare a Scafati che mette in mostra due giocatori che quasi da soli fanno la differenza, e ci vogliono anche giocatori italiani che portino esperienza e, come diceva Luigi, diano, soprattutto i più giovani, diano quella spinta, proprio quella voglia di mettersi in mostra. Sì, è un campionato livellato in cui vediamo proprio, a parte Agropoli che è ripescata, che sta facendo un campionato incredibile per ora, ha fatto tutto un 100% di vittorie con tre giocatori molto, molto interessanti come Trasolini, che aveva già trascorso, esatto, in Serie A, Tavernari e Roderick. Abbiamo anche squadre come Trapani e Reggio Calabria che erano, insomma, meno io personalmente le mettevo fra le prime per profondità di roster e qualità, che galleggiano la metà classifica con più o meno gli stessi problemi, però magari la Menzana ha delle scusanti maggiori, che come diceva Luigi è una squadra completamente nuova, mentre loro sono squadre più leggermente più scafate. Quindi è un campionato molto difficile, molto livellato, in cui tanti piccoli aspetti fanno la differenza, come ha spiegato Luigi, tanti piccoli aspetti anche di scout, di... che si può vedere, insomma, a fine partita, di un rimbalzo in più, un rimbalzo in meno, piccole cose che insomma spostano parecchio. Esatto. In questo campionato fanno la differenza queste piccole cose qui, perché io non vedo una squadra, posso dire Fiorentina arriva a questo punto perché ha già giocatori veramente sulla carta. Però guardiamo Roma, guardiamo Biella, insomma, è un campionato, ogni partita io è una battaglia, cioè, anche fisica, facciamo delle scommesse, io mi astengo, perché esatto, è impossibile fare un pronostico su quello che possono essere partite. Credo sia stata indicativa anche tantissimo in tal senso la prima giornata, mi ricordavamo che ne parlavamo e notavamo come appunto c'erano su queste partite solo due vittorie in casa e tutto il resto esterne, quindi già è molto indicativo. Facciamo un po' il quadro anche con Alessio Bari di Sportando, che ci ha fatto un po' il riassunto di quello che è successo nell'ultimo turno del campionato di A2 Girone Ovest.
La quarta giornata di campionato ha confermato al comando della classifica la BCC Agropoli. I campani si trovano solitari in vetta vista la sconfitta della Orsi Tortona ad Agrigento. Vincono tutte le altre big, Ferentino, Casale Monferrato e Scafati, a cui si aggiungono Barcellona e Rieti, che risalgono lentamente la china dopo un inizio di stagione non esaltante. Ancora in fondo alla classifica a 0 punti ci sono la Paffonio Megna, la Virtus Roma e la Angelico Biella, che ha ingaggiato l'ex Olimpia Milano Mike Hall. Manca l'annuncio ufficiale, ma il giocatore ha già anticipato l'accordo su Twitter. A fargli posto sarà Marcel Jones, giocatore che non ha fin qui espresso un rendimento all'altezza delle aspettative. La Virtus Roma ha vissuto un weekend decisamente movimentato dopo gli episodi poco edificanti accaduti tra coach Guido Saibene ed un suo giocatore. La società del presidente Toti nella giornata di lunedì ha risolto il contratto con Saibene ed ha ufficializzato il ritorno sulla panchina capitolina di Attilio Caia, che lascia l'incarico di direttore generale e responsabile del settore giovanile della Aerobasket Roma, società che milita nel campionato di Serie B. Dal girone ovest esce l'MVP di giornata, è Josh Maio della Givova Scafati. Nella partita contro la Lighthouse Conad Trapani, il play americano ha sfoderato una prestazione da 42 di valutazione con 10 su 11 dal campo, con 4 su 5 da 3 punti, oltre ad aver servito 9 assist ai compagni. Maio primeggia anche nelle principali statistiche di lega, guida la classifica della percentuale di tiri totali dal campo 70% con 33 su 47, percentuale da 3 punti 75% con 15 su 20 e assist per gara con 6,3. Nelle altre voci statistiche c'è da segnalare Mark Trasolini della BCC Agropoli, miglior realizzatore ad ovest con 25 punti a partita e primo in valutazione media con 28,8. William Mosley della Benacquista Latina invece è il miglior rimbalzista del campionato con 11,3 carambole catturate a partita ed il migliore intimidatore d'area con 3 stoppate a gara. E questo era Alessio Badi sul campionato di A2 Girone Ovest, insomma Maio, Trasolini. Se ne parlava prima il discorso di Maio, esatto. Cioè, una società che può spendere determinati soldi, perché Maio è un giocatore che in tutte forse le altre squadre quello che costa lui ci prende due o tre giocatori di quelli buoni, insomma, se no si fa la squadra, ecco perché insomma, sono scelta che fa la società. Il discorso poi è, io società in questo momento non me la sentirei neanche di investire. Perché su 32 squadre così, ragazzi, alla fine ricordiamoci che ne va su una. Esatto. Se sono in 4 che spendono e che investono, 3 e tornano a casa. Esatto, sono d'accordo. Mi sembra un attimino ristrettivo il discorso, insomma. Qui poi si entra in un ginepraio. Lasciamo il discorso di Caserta, che la fuoriuscita di Caserta dal campionato, insomma, anche cambiava un po' di equilibrio, perché Caserta partiva con un budget delle caratteristiche di un tipo, è stato sostituito da Roma che comunque esatto. Ha delle altre. Roma che poi insomma abbiamo sentito anche un po' la crisi che sta attraversando sì. La società capitolina è partita in ritardo e questa è un primo alibi, definiamolo così, però insomma Saibene arriva, discussioni nelle spogliatoie, via, adesso si riparte da zero sostanzialmente con Attilio Caia, via, l'abbiamo sentito, ha ingaggiato Michael che sicuramente è un giocatore che per questo campionato può spostare molti equilibri, ma è un altro giocatore da gestire. Io credo, Luigi, anche per quello che traspare dalla Menzana, la ricetta sia anche una tranquillità, cioè ragazzi. Infatti io faccio l'augurio a Caia, ma veramente di cuore, perché secondo me quelle cose che succedono, se c'è una società alle spalle, e se dovessero succedere, non vanno, non diventa dominio pubblico, capito? Questo qua vuol dire che dietro qualcosa manca, perché mettere in piazza queste cose qui, cioè anch'io quando giocavo sono volati dei pugni negli spogliatoi, per l'amor di Dio, mai nessuno fuori ha saputo nulla, e questa vuol dire avere una società dietro che tutela giocatori, società, allenatori e tutto quanto, perché insomma si va avanti tutti sulla stessa, siamo sulla stessa baracca, sulla stessa barca e si va avanti, quindi i problemi nell'arco di un campionato ce ne sono tanti, ce ne saranno tanti, aumenteranno sempre, anche perché poi quando si perdono determinate partite, se non sei coeso, se non hai una società che e basta una scintilla per accendere un fuoco, quindi bisogna avere la testa sulle spalle, andare avanti, ragionarci, da queste sconfitte bisogna trarre le cose, dice è facile parlare, ma bisogna riuscire a trarre le cose positive, che secondo me ci sono state, tutto il marasma che ci può essere stato durante la partita, tutte quelle cose che abbiamo detto, delle cose positive sono state, benissimo, ripartiamo.
Ramagli è un comunicatore secondo me incredibile, io ho avuto la fortuna di parlarci anche diverse volte a quattro occhi, è una persona con la quale sono, non è che faccio qua la, come si può dire, sì, la sviolinata. La sviolinata, no, è una persona veramente che merita, secondo me lavora, sa come approcciarsi anche con i giocatori, sa come gestire secondo me il gruppo in una maniera incredibile, io non lo conoscevo personalmente. Però devo dire che è una persona veramente, veramente notevole, ecco, per gestire poi una squadra come la nostra, secondo me è la persona ad hoc. Ecco. E ne parleremo ancora. Intanto facciamo un mini break pubblicitario, linea alla regia e poi torniamo qui con il secondo quarto di Basket Forum. Secondo quarto di Basket Forum, ancora in diretta su Siena TV e Radio Siena con Claudio Colli e Luigi Cagnazzo nei nostri studi questa sera. Prima di parlare però di Trapani-Menzana, il prossimo impegno per i biancoverdi, visto che abbiamo Gigi qui stasera, chiedo anche una domanda su com'è questa esperienza all'interno della società, responsabile rapporti con la squadra. Diciamo, uno, secondo me, se ti conosco, visto che conosciamo bene anche Letterio e più o meno siete fatti della stessa pasta, stare a contatto con il campo vi piace tantissimo, punto primo. Punto secondo, da ex giocatore tornare a Menzana in questo ruolo, com'è? Niente, ti ho detto, io mi sono fatto desiderare, perché quando il presidente Maruganti mi ha telefonato promuovendomi questa cosa qua, io l'ho fatta aspettare, perché ci ho pensato quei 2-3 secondi, quindi è stata, no, è una cosa... L'hai fatto finire almeno la frase? Sì, forse l'ha finita, non lo so. Allora mi ha fatto aspettare. Dai. No, è un'avventura, il discorso di ritornare in campo, di stare lì, vivere questa atmosfera, cioè il massimo, è stata la mia vita per 20 anni, e ritornare dentro in una città dove poi mi sono fermato, quindi mi ha dato qualcosa in più del normale, okay. Chiaramente, non ha un apprezzo, una soddisfazione incredibile. Quello che c'è è che purtroppo star seduto lì vicino, non so fino a quanto ci resterò, perché dentro di me c'è una voglia, scherzando al calcio ogni tanto glielo dico, ma dammi 2 minuti, no, dammi 2 minuti, mi ha detto non sono allenato, quindi... Ma si parla tanto di questa squadra giovane, alziamola un po' la media. Ma alziamola, ma non me la dice, non so allenato, mi vede male fisicamente, ha detto, un po', mi sono lasciato un po' andare, quindi non mi dà neanche 2 minuti, insomma. Insomma, come... Comunque è bella, no? Una bellissima esperienza, poi adesso a contatto tutti questi ragazzi giovani, tutto quanto, la parola c'è sempre, spero di poter essere d'aiuto, insomma. Anche perché veniamo da una trasferta lunga, quella a Barcellona, abbiamo all'orizzonte un'altra trasferta lunga a Trapani, quindi raccontaci anche un po' come si svolgono questi viaggi, cosa succede. Sono delle cose assurde, secondo me. Io quando giocavo viaggi così, perché in Sicilia non c'erano squadre se non quando arrivò prima Trapani e poi dopo successivamente Sassari. Era molto, secondo me era più semplice, queste sono veramente delle trasferte, io mi metto nei panni di queste squadre che praticamente ogni 15 giorni fanno una trasferta del genere. Noi sabato siamo partiti alle 3 da Siena, siamo arrivati in albergo che era l'una di notte, siamo partiti lunedì mattina alle 9 la mattina e siamo tornati a casa alle 7, cioè il giorno di riposo lo passi in viaggio. Esatto. Devi un attimino ambientarti e capire anche metabolizzare questi meccanismi. Non è semplice, viaggi poi comodissimi, perché abbiamo preso l'aereo dove lo spazio è da un sedile all'altro di circa 12 centimetri, quindi cioè, ti lascio un attimino, quindi tanti disagi, tante cose, però insomma via, fa parte del gioco anche questo, va bene tutto, va bene quando si è là dentro, va bene tutto, insomma, va bene. Io certe volte ancora adesso dico, quando sento magari in altri campionati di alto livello tipo Serie A che bisogna fare il turnover perché hanno giocato in Coppa, sono stanchi, io ti dico, io ho giocato 20 anni, ho giocato in Coppa anch'io, ma stanco. Se fai una cosa che ti piace, dove dai tutto, è la tua vita, io almeno non mi stancavo, te lo dico, senti, tranquillamente. E poi penso sia che sentire il turnover 20, rose di 22 giocatori, 30 giocatori, perché si stancano. A me un pochettino mi fa sorridere, esatto. Non vorrei essere polemico, ma insomma, no, ma mi fa sorridere. Lo puoi essere, non è un problema, noi non abbiamo dress code al riguardo. Questo è il discorso. Concentriamoci su Trapani adesso, perché è una partita importante, basta solo vedere la classifica, l'abbiamo vista prima per qualche istante durante la scheda di Alessio Bari, insomma sia Menzana che Trapani sono a quota 4 punti, entrambe le squadre hanno sempre vinto in casa, hanno sempre perso in trasferta, quindi vediamo la classifica completa di cui parlavamo prima.
prima con Agropoli in testa a quota 8 punti, poi a quota 6 ci sono Tortona, Agrigento, Ferentino, Casale Monferrato e Scafati, a quota 4 Reggio Calabria insieme alla Menzana, Latina, Barcellona, Rieti e Trapani, e poi 2 punti per Casal Pusterlengo, ancora ferme al palo Roma, Biella e Omegna. Questo è un po' il quadro della classifica generale. Prossimo turno, guardiamo anche il prossimo turno per cercare di capire un po' quelle che saranno le partite. Ricordo che la Menzana giocherà alle 14:15 diretta, non sarà purtroppo per voi su Siena TV, sarà su Sky Sport per chi ama. Siamo contenti anche loro. Vai, dai, una volta glielo concediamo, dai, a parte le battute, no, poi abbiamo qui Andrea Colnago, per cui anche Sky è un po' casa nostra, diciamolo così. No, a parte le battute, ecco il prossimo turno che inizierà la sera di sabato sera, il 31 ottobre alle 21 con Omegna Scafati, un bel impegno per la squadra di coach Alessandro Magro, che insomma ha il suo bel da fare per cercare di risalire la china. Poi il primo anticipo è appunto Trapani Menzana, alle 16 c'è Biella Ferentino, altra partita molto interessante per i piemontesi contro una delle indiscusse corazzate del campionato, poi Agropoli Rieti, Agrigento Barcellona, Tortona Casale Monferrato, Reggio Calabria Latina e Roma con Casal Pusterlengo, sarà appunto l'esordio di coach Attilio Caia. Veniamo però alla partita di Trapani, un'altra trasferta bella lunga. Dicevamo, io ho aperto anche un po' il sito della Lega Nazionale Pallacanestro per scorrere un po' il roster, Damian Filloi, Taylor Griffin, Gabriele Ganeto, Kedrick Mays come guardia, un altro giocatore molto pericoloso, Massimo Chessa, Andrea Renzi, che vediamo qui in azione negli highlights proprio appunto della partita che Trapani ha perso a Scafati. Anche Trapani, Luigi, sarà un bel impegno, un bel test sicuramente molto probanti. Sì, anche perché se loro sono leoni in casa come noi, la partita non ha storia. Esatto. Quindi quello che dicevo prima, che ci serve ad elezione Barcellona, ci sono delle squadre che fenomeni in giro io non ne vedo. Io sono convinto che noi andremo a giocarcela con tutti, basta crederci, e certo, forse Trapani sarà un campo forse un po' più caldo di Barcellona, però in campo poi i giocatori, il pubblico non viene in campo, non è che difende su di te, insomma, ecco questo qua, bisogna essere consapevoli delle proprie forze, entrare giù e giocarci la nostra partita, come abbiamo fatto a Scafati, che secondo me Scafati è una grossa squadra, è una grande squadra, siamo stati in partita per 36 minuti, insomma, mi sembra. Esatto, sì, poi sono stati il duo Maio Simons, tra l'altro. Quando prendi due giocatori che ti costano, come dicevo prima, che effettivamente sono di livello superiore, indubbiamente, chiaramente intorno girano altri giocatori italiani di buon livello che a fianco di questi qui riescono a esaltare ancora di più le proprie doti, quindi da una parte un bene, da una parte però un bene anche il nostro, dove anche gli americani sono come i nostri italiani, cioè gente, devono essere dei lavoratori del parquet, capire quello che devono fare, nessuno chiede niente, l'intelligenza di una squadra secondo me è capire. Si gioca in 10, in momento in campo siamo in 5, capire quando c'è l'attimo buono per sfruttare il momento di un giocatore, quando bisogna avere anche questo tipo di intelligenza. E sono cose che con l'età, con l'esperienza si acquisiscono tranquillamente. Io non sono per mettere pressione a nessuno, uno si va giù, loro devono giocare la loro partita consapevoli di quello che possono fare, che non è poco, tutto qua. Andiamo allora prima a scrutare le voci in casa Trapani, o meglio una l'abbiamo trovata, pescata dal canale YouTube della società siciliana, è quella di Andrea Renzi dopo appunto la sconfitta proprio di Scafati. Andiamo a sentire Renzi. Sicuramente siamo andati meglio rispetto a Tortona, nel senso che siamo rimasti per larghi tratti punto a punto contro una squadra comunque costruita per vincere. Il problema sta nei cali che abbiamo avuto durante il match e dobbiamo cercare di risolvere in settimana. Abbiamo comunque già la testa la partita del 1° novembre contro Siena, che è un appuntamento importante. Intervista molto breve, ma che parla appunto dei cali che una squadra può avere in questo periodo fisiologico della stagione, e penso sia appunto anche il discorso normale. Lavoro in corso che ogni squadra ha esposto. È normale, io vorrei sapere chi in A1, dopo aver visto la nostra partita contro Pistoia,
poteva ipotizzare un inizio di campionato di Pistoia in questo modo. Quindi le squadre sono in costruzione, ricordiamoci, siamo alla quinta giornata, cioè, quindi, e da qua alla fine ne vedremo tante, poi man mano le squadre si aggiustano e poi vediamo quello che... Certo, andare a giocare, come ha detto lui, dice, viene la Menzana, per noi è una partita molto importante, perché la Menzana, quando si muove, il nome c'è. Esatto. Quindi è un peso per noi portare dietro probabilmente questa maglia, è uno stimolo per gli altri incontrare la Menzana e riuscire, sì, questo sicuramente dobbiamo anche metterci queste cose qua, secondo me. Un bel duello nel settore lunghi tra Andrea Renzi e anche quello che è stato un protagonista a Barcellona, che ci auguriamo possa ripetere l'esploit, ma insieme a tutta una migliore esploit di tutta la Menzana anche a Trapani. Ci stiamo riferendo a Valerio Cucci, che abbiamo intervistato, andiamo a sentire anche le sue parole. Beh, la lezione sicuramente è magari iniziare le partite con più aggressività, è anche quello che ci ha detto il coach negli spogliatoi e quello che ha cercato di farci cambiare durante la partita alla fine del primo tempo. Sicuramente l'atteggiamento magari non è stato quello che avevamo fatto vedere nelle prime tre partite, però speriamo di recuperare, dai. È una partita difficile perché loro sono una squadra forte, fatta per salire di categoria. E con tanti giocatori forti, penso a Renzi come uno dei migliori centri della categoria, e però penso che dobbiamo andare lì per giocarci le nostre carte e per cercare i due punti. Sicuramente loro sono una squadra lunga, nel senso che hanno tanti giocatori esperti e che sanno giocare, che sanno come si vince in questa lega. E dal punto di vista tecnico penso che sotto canestro siano molto molto ben forniti, ma anche come tra gli esterni e il playmaker, insomma, è una squadra molto lunga. Sì, penso di sì. E come al solito dico che il primo passo dobbiamo farlo oggi pomeriggio, tra poco, quando iniziamo l'allenamento, con la solita testa in silenzio e lavorando duro, e per poi arrivare domenica nell'anticipo e cercare di dare il massimo come sempre. E so che noi già facciamo l'allenamento del giovedì e del sabato sempre verso l'una, anche per prepararci a questo tipo di partite, quindi secondo me non cambierà molto. So che magari sarà un'altra trasferta molto lunga e questo magari sarà un fattore, però non dobbiamo avere alibi, ma a giocarci le nostre carte, come dicevo. Andare a giocarsi le nostre carte e andare a cercare due punti, Claudio, questo penso sia un altro messaggio riguardo la mentalità soprattutto di questa squadra che vuole lanciare Cucci, insomma, dimostra, nonostante la giovane età, di essere uno dei personaggi di, sì, Cucci di una voce importante allo spogliatoio. Sì, io non lo conoscevo personalmente nei suoi trascorsi, ma è un giocatore che mi ha molto sorpreso, perché è un giocatore che abbina buone qualità tecniche ma soprattutto qualità temperamentali. Un giocatore che non molto alto, ma sotto canestro si fa sentire, va molto a rimbalzo, difende, recupera palloni, è un giocatore leonino, insomma, si è visto anche negli ultimi minuti della partita contro Barcellona, è un giocatore che può stare benissimo in quintetto, un giocatore trascinante, come ha detto il capitano Ranuzzi in un'intervista a cui gli è stato chiesto qual era dei giovani che più l'avevano impressionato, infatti ha fatto subito il nome di Cucci, ma non tanto oltre per le qualità tecniche, proprio per le sue capacità di personalità, di mentalità, lo vede molto più avanti rispetto agli altri, un giocatore che può fare a livello proprio di spinta, di carica, può dare quel qualcosa in più nonostante sia un ragazzo di appena 20 anni. E queste sono cose molto importanti che in cui dobbiamo credere per la prossima partita, e secondo me un'altra cosa che deve fare la differenza, oltre ai giovani, alla loro carica, è anche il rendimento, la qualità che devono dare gli americani. Abbiamo visto un Bryant un po' luce ombre, e un Roberts che a me dà sempre l'impressione di poter spaccare tutto mano dal pallone in mano, che però deve acquisire quella continuità di rendimento che però da si ottiene anche quando la squadra inizia a funzionare meglio, perché la squadra ancora si vede un po' macchinosa. Sì, esatto, mi colpì, e a tal proposito mi viene in mente quando Roberts, nella post partita del match vinto in casa contro Casale Monferrato, disse che appunto tutta la squadra deve crescere tutta insieme, allora, non per fare gli slogan societari, no, continuare a crescere, però lui dice effettivamente così, una frase fatta, però chiaramente una squadra è veramente squadra quando si arriva a un livello di crescita collettivo, certo, e in sinergia, verrebbe da dire, quando più o meno tutti sono sullo stesso livello. Quello che si diceva, quello che ho detto prima, il discorso di essere anche l'intelligenza di conoscersi, poi vedere e sfruttare il momento positivo che può avere un giocatore nel campo. Quello che ha detto Cucci, dicendo che Trapani è una squadra molto profonda, costruita per salire.
io ribatto dicendo che anche la Menzana è una squadra molto profonda, perché come ho detto prima sono 10 giocatori che possono tenere il campo tutti e 10. L'unica differenza chiaramente è l'esperienza, secondo me è soltanto quella. Quindi ci ripetiamo per l'ennesima volta dicendo le stesse cose, perché come profondità di squadra io la nostra squadra sono convinto che noi a fine anno ci saranno pochissime volte che ci sarà un giocatore che non entrerà in campo. Ti chiedo questa cosa, perché l'ultima domanda che abbiamo fatto a Cucci è stata, cioè, si gioca alle 2:15, orario un po' insolito per appunto questa diretta televisiva, lui dice no, perché alla fine è un orario con cui ci alleniamo anche il venerdì e il sabato, però magari può influire, lui dice, può influire magari più il fare un altro viaggio molto lungo. Te che la vivi un po' da dentro questa situazione? Sì, viaggio lungo sì, ma sicuramente sarà meno disagevole di quello che abbiamo fatto per andare a Barcellona, perché insomma si arriva a Trapani e quindi siamo arrivati. Per quanto riguarda giocare a quell'ora, personalmente a me dava noia, perché c'è un'abitudine, una routine, qualche cosa, devi cambiare gli orari per mangiare, devi mangiare molto prima, e qualche cosa probabilmente può questo qua, però succede a noi, succede anche a Trapani, succede a chiunque gioca a quell'ora lì, quindi queste sono scuse, non sono niente, e bisogna adattarsi a quello che adesso richiede, diciamo, la televisione, gli sponsor e tutto quanto. Assolutamente sì. Allora, chiudiamo il quadro sulla 2 Ovest andandoci a vedere anche la clip della top 10 delle migliori giocate di questa quarta giornata, invece la Menzana purtroppo però per la grande schiacciata di David Liubo. Andiamo a vederla. Con un canestro meraviglioso. Di Terrence Roderick che vola a schiacciare. Ora dato Pepper per mortellare, la palla per Mago. Schiaccione! Cede palla a Mace. Va veloce Mace, assist. Al volo per Griffin. Saccaggi, attenzione, come lui. Saccaggi! Mette la firma sulla partita. D'altra parte di nuovo Casella prova una schiacciata pazzesca, Acafal va a fare la sua seconda stoppata. Le migliori giocate del quarto turno nel campionato di Serie A 2 Girone Ovest, sempre comunque sia alto tasso di spettacolarità, tanta gente, quando ogni tanto parlo così, mi ricordo proprio una giornata, trovai una persona per Siena e mi disse ma qui comunque si schiaccia, si gioca forte, però Luigi, questa è Serie A, comunque siamo il secondo campionato nazionale. Sicuramente è Serie A, è ovvio, cioè, forse quello che c'ha di meno è meno visibilità. Esatto. Probabilmente, perché insomma, la 1 ha più visibilità, però ci sono dei giocatori veramente interessanti che giocano in questo campionato, ma sarebbero tranquillamente in una squadra, e ce ne sono tanti, esatto, sì, tranquillamente sì, no. In una squadra di A1. E anche per, diciamo, blasone, tradizione, storia, questa A2 sia nell'Ovest che nell'Est non ha niente da avvidare al massimo campionato.
nonostante tante peripezie, tante questioni societarie che continua a tagliare tante squadre. Un esempio nuovamente la Fortitudo Bologna, ce lo spiega nel suo secondo intervento di serata sulla 2 Est, ancora Alessio Bari. Nel girone Est rimane a punteggio pieno in classifica ed in vetta solitaria la De Longhi Treviso, complice la contemporanea sconfitta casalinga della Dinamica Generale Mantova contro la MEC Energy Roseto. Nelle file dei trevigiani, oltre ai soliti Corbett e Powell, ottime prestazioni per gli italiani Fantinelli, Rinaldi ed Ancellotti, autori di 14 punti i primi due e 10 punti il terzo. Seconda sconfitta consecutiva per la Tezenis Verona, che dopo aver ceduto alla Fortitudo la partita precedente, anche in questo turno viene battuta in rimonta nell'ultimo quarto con un parziale di 13-24. Nuova battuta d'arresto per la Eternet di Le Bologna, la Fortitudo torna da Trieste con un meno 28 che non lascia alibi in merito alla prestazione fornita dai giocatori di coach Boniscioglie. In casa Bologna non sono solo gli aspetti sportivi a tener banco. Venerdì 23 ottobre Gerardo Cuomo ha presentato formale richiesta di acquisto della società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103. Il CDA di Bologna 1932, società che detiene le quote di Fortitudo 103, ha chiesto a Cuomo di esibire i requisiti formali per la cessione della Fortitudo. Questa notizia ha provocato un fiorire di dichiarazioni a mezzo stampa a cui ben pochi hanno deciso di sottrarsi. Il presidente del settore giovanile della Fortitudo, onorevole Tesini, e l'assessore Rizzo Nervo hanno bollato negativamente la proposta di Cuomo. Non si è fatta attendere la presa di posizione di Bologna 1932, la quale precisa che nessuna trattativa è stata avviata in quanto mancano tutti i vari presupposti stabiliti e deliberati nel CDA. Dal comunicato di Bologna 1932 si è dissociato Madrigali, uno dei soci, con una presa di posizione molto forte e che ha provocato reazioni da parte anche di altri soci, in particolare Roberto Melloni. Melloni evidenzia la non necessità di creare clamore mediatico attorno ad una divergenza di vedute all'interno di Bologna 1932, nel momento in cui la Fortitudo gode di ottima salute riuscendo ad attrarre a sé numerosi sponsor. Potete trovare tutte le informazioni e notizie sul campionato di Serie A2 e non solo, visitando il nostro sito sportando.com. Ringraziamo Alessio Bari per le sue solite pillole di news. Allora, chiudiamo il quadro. Allora, io di solito chiudo sempre con il pronostico sul prossimo impegno a Menzana. Gigi fa già di nuovo con la testa. Speriamo. Allora, tappati le orecchie e sentiamo Claudio cosa ci dice. Vai. Per me è difficile farlo. Ovviamente spero in una bella partita, intanto, in una prestazione convincente e ovviamente una vittoria, però spero che la squadra possa esprimersi su almeno sui livelli di approccio e di prestazione si è vista scafata, ovvero di potersela battagliare fino all'ultimo, di poter mettere in mostra le proprie caratteristiche e spero che, soprattutto come ho detto prima, i due americani possano trascinare con il loro talento, le loro caratteristiche, anche i giovani, fare una partita di livello che non come quella vista a Barcellona, dove la squadra era troppo smarrita, troppo non vera per essere Menzana, insomma, una partita da Menzana, insomma, vogliamo. Una partita a Menzana. A Luigi Cagnazzo non chiedo il pronostico, ma chiedo in un minuto, telegraficamente, la presentazione del match. Niente, presentazione del match, è un match sicuramente difficile, su un campo difficile, tutto quello abbiamo detto prima. Io chiaramente si gioca per i due punti, per andare giù, per vincere, questo è ovvio, se no stiamo a casa, non risparmiamo anche la trasferta. Però a me sarei contento già a vedere i ragazzi la reazione, una reazione dopo Barcellona. A me già quello farebbe capire tante cose che anche loro hanno capito, dove hanno sbagliato l'approccio, queste cose qui. Quindi è una partita, secondo me, che si può giocare tranquillamente, basta essere sereni e consapevoli di quello che si può fare. Poi dopo il risultato, purtroppo quello, io tiro, faccio 20 tiri da 3, me ne vanno dentro 18, mi sono perso una semifinale scudetto contro Caserta che hanno fatto 30 su 33, mi sembra, roba del genere, con Oscar, Gentile e Esposito, quindi questo è un altro discorso. Però il giocare, stare in campo, questo mi piacerebbe vedere la squadra che vedo quotidianamente in allenamento, perché questo te lo dico, lo ripeto e lo confermo, in allenamento i ragazzi danno veramente tutto e questo è un buon segno. Quindi riuscire a trasportare quello che fai durante la settimana in partita, poi ci sta il discorso vinco, perdo, io vado giù per giocarmela, però chiaramente ci sono anche degli avversari davanti. Riuscire a vedere
quello che fanno durante la settimana essere trasportato in campo. Questo già sarebbe una bella cosa. Ed è quello che ci auguriamo tutti. Allora ringraziamo Luigi Cagnazzo e Claudio Colli per essere stati noi questa sera. Grazie a te. Grazie a te, buonasera. Perché termina il secondo quarto di Basket Forum, ci sarà il cambio degli ospiti e poi torniamo qui per la terza parte, quindi state con noi. Ho visto gli ospiti. Buonasera. Grazie mille. Terzo quarto di Basket Forum, ancora in diretta su Siena TV e Radio Siena. L'avete già visto la nostra inquadratura, sono cambiati gli ospiti ed è arrivata una degna rappresentanza del Costone questa sera. Allora, abbiamo per celebrare la prima vittoria in campionato il loro coach Pierfrancesco Binella. Salve. Buonasera a tutti. E accanto a lui, lo vediamo dalla barba, è Vassili Spanulis, no? Più o meno? Sì, ho un delegato dell'ISIS. Più un delegato dell'ISIS. A parte le battute di Duccio Petreni, grazie per essere stato con noi. Qui abbiamo la prima squadra e il settore giovanile del Costone, perché insomma ci fa piacere, poi siete due, una coppia ormai storica della nostra pallacanestro. Sì, Gianni e Pinotti. Più o meno. Se si inizia così, ragazzi, si fa tanto. Fornisci degli assist, noi dobbiamo sfruttare. No, però per non mancare nulla a tutti quanti, qui si parla di, ovviamente in questa fase della nostra trasmissione, del campionato Serie C Silver e non solo. Per prima cosa però diamo la precedenza anche alla Virtus, alla Sovrana Polizia Virtus Siena e a coach Francesco Braccagni, perché per prima cosa il coach oggi compie gli anni, deve essere con noi, però verrà qui la settimana prossima. Intanto gli facciamo tanti auguri di cuore e soprattutto anche un forte in bocca al lupo, perché domani sera è atteso da un derby con il giovanile e con la Menzana, derby che ha vinto anche il nostro Duccio Petreni, e poi dopo magari ne parleremo in maniera più approfondita. Però parliamo anche della Virtus e ne parliamo con te, Pier, anche se siete avversari in campionato, però stante gli ultimi risultati, quelli di domenica scorsa, la Virtus è riuscita ad agganciare il treno delle prime. Diciamo un risultato meritato per quanto si è visto fino a questo momento e anche per quello che ha visto tenere la prima giornata nel derby, presumo. Sì, allora la Virtus ha fatto una partita credo di altissimo livello, perché l'avversario era certamente di caratura importante e costruito per fare la C1 con ambizione. La Virtus, ricordiamo, 81-49 il successo contro la Liburnia Livorno. La Virtus, prego, ha avuto bisogno probabilmente delle prime 2-3 partite per trovare l'esatta quadratura, anche in virtù del nuovo allenatore, e mi unisco agli auguri a Francesco Braccagni. Però credo che la prova dell'altro giorno sia stata una prova vera, convincente. Già all'intervallo c'era un vantaggio importante, se non sbaglio era 42-21, esatto, ed è ovviamente la dimostrazione di forza di una squadra e di un gruppo che ha numeri, capacità, qualità per stare in una C1 di primissima fascia. Nel derby probabilmente non erano stati al massimo, ma era anche difficile esserlo, perché è una partita particolare, perché era la prima di campionato, altrettanto è valso per noi al di là dei diversi valori. Però insomma, credo che la Virtus stia piano piano trovando la quadratura e chiaramente giocherà questo campionato, credo, da protagonista, come era nelle loro idee e come credo sia nel valore della squadra. Allora, abbiamo visto per un attimo prima i risultati di giornata, andiamo a rivederli insieme, così facciamo un po' di mente locale su tutto quello che è successo appunto in questa quinta giornata nel campionato di Serie C Silver, con la vittoria della Genova Lucca su Pontedera per 69-62, vittoria anche per la Libertas Lucca sulla Synergy Valdarno per 54-48, poi Legnaia Valdisieve 65-81, Costone contro Carrara 67-54, tra poco ne parleremo con coach Pierfrancesco Binella, e la vittoria di Firenze del Pino Dragons a Castel Fiorentino, che a livello di classifica ha un po' accorciato la graduatoria, perché in testa a quota 8 punti appaiate insieme alla Virtus c'è appunto il Pino Dragons Firenze, qui lo vediamo, c'è la Genova Lucca, c'è Valdisieve, c'è Legnaia, poi a 6 punti Castel Fiorentino, che dopo aver vinto con la Virtus al Palaperocatti si è un po' fermata, ha perso sia con la Liburnia e poi anche nello scorso turno, le Liburnia Livorno e con la Libertas Lucca a 4 punti, a 2 punti c'è il Costone, finalmente con Pontedera e Sinergia Valdarno lasciata
a quota 0 punti Carrara. Questo è un po' il menù, diciamo, riassuntivo di quello che è successo nell'ultimo turno. Ci fa piacere perché sono arrivate due vittorie per entrambe le squadre senesi, il Costone, il Vismeseri Costone del nostro Pier Francesco Minella e anche della Sovrana Polizia Virtus Siena. Andiamo a sentire quelle che sono state le interviste allora realizzate nel post gara da Gabriele Voltolini a coach Francesco Braccagni e a Gerlando Imbro, che è stato l'assoluto mattatore della serata con 27 punti a referto nella vittoria della Virtus sulla Liburnia Livorno. Vittoria netta e senza discussioni per la Sovrana Pulizia Virtus Siena, che batte Livorno 81-49 volando in testa alla classifica del campionato di Serie C Silver Girone A. Qua con noi l'allenatore della Sovrana Pulizia, Francesco Braccagni. Francesco, stasera una prestazione ottima della tua squadra, una gara dominata sin dall'inizio, penso che puoi essere soddisfatto di questa prestazione. Sì, stasera sono veramente contento perché la partita è stata veramente dominata dall'inizio alla fine. Abbiamo fatto una gran difesa, i primi due quarti addirittura se non si concedeva un paio di canestri in fondo avevano fatto 17 punti i primi due quarti. Abbiamo fatto una grande difesa sui loro lunghi, era quello che si era provato, loro sono stati, i miei sono stati bravissimi a farlo, insomma, si è fatto una grande difesa, si è fatto taglia fuori, si è spinto quando c'era da spingere, poi naturalmente questo giochino se fa canestro come si è fatto dopo aver recuperato palla, abbiamo fatto spesso canestro da tre e questo ci ha fatto prendere il vantaggio e poi si è portato avanti per tutta la partita. Livorno la settimana scorsa aveva battuto niente meno che Castel Fiorentino interrompendo la striscia dei Castellani, realizzando 94 punti con due lunghi che avevano fatto la differenza come Fabiani e Pastusena, che sono oltre 2,10 m, e stasera veramente in difesa a livello difensivo la Virtus è stata quasi perfetta. Sì, lo ripeto, noi avevamo paura di questa partita perché loro hanno battuto Castel Fiorentino, una corazzata. Avevano fatto 95 punti domenica scorsa e stasera sono arrivati a malapena a 40, quindi veramente bravi i miei giocatori. Adesso una trasferta difficilissima a Firenze, ma le note positive questa sera sono assolutamente moltissime, perché comunque la Virtus ha giocato di squadra e quindi con tutti e 10 al referto, veramente una grande prestazione che penso possa far vedere obiettivi importanti nel breve termine già della trasferta contro Firenze, una partita da giocare difficilissima comunque. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché non si è fatto niente, ci aspetta un mese di fuoco, io l'ho già detto ai ragazzi, ci abbiamo 3 o 4 partite veramente difficili, ma come sono state queste? Bisogna andare con la mentalità giusta, con l'impronta giusta di tutta la squadra, come hanno fatto stasera, veramente chi è entrato dalla panchina ha dato un contributo, diciamo come i primi 5, parlo di Matteo Ricci, di Monciatti, Mugnaini, tutti insomma, quelli che sono entrati dopo, ci hanno fatto veramente la differenza, non si è visto nessun, la squadra non ha subito contraccolpi, ecco. Miglior realizzatore della partita è sicuramente l'MVP della gara, Gerlando Imbro, questa sera 27 punti personali, una grande prestazione, ma la prestazione importante di tutta la squadra questa sera. Sì, certo, diciamo che la mia prestazione è stata un'ottima prestazione, dopo alcune prestazioni opache nella prima partita avevo voglia di segnare, di ritornare a segnare, ci sta, cioè di tirare con grandi percentuali qualche partita. Per me è andata bene, ma non solo per me, perché comunque tutta la squadra ha giocato bene, abbiamo tirato penso con percentuali altissime tutti quanti, abbiamo fatto girare la palla, abbiamo difeso bene e abbiamo reso la partita più facile di quello che poteva sembrare, ecco. Nelle prime partite forse era mancata un po' di lucidità in attacco e un po' di ritmo, diciamo così, nel gioco offensivo della Virtus. Questa sera sicuramente agevolati dal parziale iniziale, però queste qualità che si erano viste anche nella passata stagione sono ritornate. Sì, certo, comunque il gruppo è quello dell'anno scorso, quindi diciamo che giochiamo insieme ormai da un anno e mezzo. E ci sta che durante qualche partita non riusciamo a giocare come vogliamo, stasera ci siamo riusciti, comunque questo è frutto dell'allenamento in palestra che facciamo e lavoriamo per fare questo appunto.
Con questa vittoria la Sovrana Pulizia vola al comando della classifica, quota 8 punti con una sola gara persa, e adesso sabato arriva una sfida al Cardiopalma contro Firenze, che è una delle favorite insieme a voi per questo campionato. Quindi che partita ti aspetti e che Virtus dovrà scendere in campo a Coverciano sabato prossimo? Sì, sicuramente sappiamo che Firenze comunque è un'ottima formazione fatta di giocatori di categoria superiore come Rabaglietti, Puccioni, Santomieri, quindi sarà sicuramente una battaglia, loro sicuramente ci daranno filo da torcere lì, e sarà una partita molto dura, dovremmo comunque scendere in campo con l'atteggiamento giusto, ci godiamo questa vittoria, ma martedì siamo già in palestra per lavorare al meglio per questa partita. E queste erano le voci in casa Virtus raccolte da Gabriele Voltorini. Abbiamo sentito anche che insomma sarà impegnata nel derby con il Pino Dragons Firenze la settimana prossima, la Virtus, derby storico se vogliamo dirlo, anche se noi la stracittadina l'abbiamo già vista, Pier. Sì, il derby vero è il nostro. Derby vero è il nostro, noi facciamo, poi so tutti i derby perché è un girone toscano, sì, per cui sì. Siena Firenze fa sempre un certo effetto, però nel senso noi il derby, la stracittadina la viviamo qui. Stracittadina che ci sarà la prima giornata del girone di turno, intanto guardiamo quello che sarà il prossimo turno per quanto riguarda il campionato di Serie C Silver, appunto con la Virtus che sarà impegnata a Firenze contro il Pino Dragons, Costone che andrà a Val di Sieve, poi Ponte della Legnaia, Livorno contro Libertas Lucca, Sinergi Valdarno contro Genova Lucca e Carrara che attende Castel Fiorentino. Allora Pier, prima di chiederti un po' come sta, cioè della trasferta di Val di Sieve, ripartirei ovviamente da quello che è successo domenica scorsa, la prima vittoria in campionato, finalmente siete riusciti a smuovere da questo zero. Nei giorni scorsi ha dichiarato al Corriere di Siena, Francesca Nichini, ha già iniziato a twittare in maniera seriale, come suo solito, ha dichiarato sono contento soprattutto per i ragazzi, perché insomma poteva essere a lungo andare anche un po' frustrante per loro rimanere sempre penalizzati a livello di risultati. Sì, questo è il rischio più concreto di un campionato, del campionato che andiamo a affrontare, per le scelte che abbiamo fatto. Siamo rimasti sostanzialmente il gruppo dello scorso anno, sostituendo un giocatore sotto canestro, cioè Manetti con Cannaroli, e perdendo anche Gambelli, quindi per noi non possiamo parlare di calendario difficile, per noi il calendario difficile ogni domenica, stante il livello delle squadre e degli avversari, certamente non riuscire mai a vincere una partita e anzi in alcuni casi prendere anche dei vari importanti, chiaramente diventa molto difficile da gestire, molto pesante e non fornisce poi quegli stimoli che hai, specialmente quando vieni da un'annata come quella dell'anno scorso dove invece avevamo avuto molte soddisfazioni. Credo che sia stato importante prendere l'ennesimo schiaffo a Firenze contro il Pino, dove andrà la Virtus domenica, perché abbiamo dovuto fare inevitabilmente meglio, ce n'era bisogno, potevamo fare ancora di più, abbiamo giocato contro una squadra un po' più vicina ai nostri standard, ai nostri livelli, siamo stati assistiti un po' di più dalle percentuali ed è venuta fuori una partita dove difensivamente abbiamo fatto bene, come avevamo fatto anche nelle partite precedenti. Offensivamente abbiamo fatto molto meglio, cosa che invece non eravamo riusciti a fare nelle partite precedenti, anche in virtù della qualità, della fisicità, della grandezza degli avversari, e quindi avevamo pagato tantissimo l'impatto con questa C1 e probabilmente continueremo a pagarlo se non prendiamo subito le misure a quelle che possono essere vantaggi nostri dentro un campo di C1. Ti chiedo appunto, allora, per chiudere un po' il discorso del prossimo turno, visto che hai parlato di Firenze, che impegno sarà per la Virtus, così ti faccio fare anche un po' l'addetto ai lavori di questo campionato e per voi la prossima giornata a Val di Sieve cosa attenderti? Ma sono due partite difficili per la Virtus, è uno scontro al vertice o comunque una partita che darà un valore importante al campionato, credo che la Virtus abbia tutti i numeri e tutte le carte in regola per giocarla. Noi andiamo invece a Val di Sieve, che è una squadra molto attrezzata, che ha vinto a Legnaia, che è un'altra squadra accreditata, la scorsa domenica, e quindi per noi sulla carta lo scontro è piuttosto proibitivo. Ovviamente andremo lì, non fa parte diciamo del nostro campionato andare a vincere a Val di Sieve per valori e per differenze tra noi e loro, però non ci costa niente provarci, anche perché poi dopo entriamo in una situazione un pochettino più facile da gestire come calendario, in cui abbiamo
partite con squadre un po' più vicine a noi in un periodo abbastanza ristretto, quindi sarà comunque importante. Il rammarico è non aver vinto la seconda di campionato a Lucca contro una squadra al nostro livello, perché oggi avremo 4 punti e probabilmente avremo, diciamo così, un trend un po' diverso, una visione un po' diversa di questi soli 2 punti. Chi invece ha iniziato un'avventura diversa quest'anno con le giovanili del Costone è Duccio Petreni, in cui innanzitutto ti chiedo come sta andando la tua avventura al di là del derby vinto l'ultima giornata contro la Menzana, ma ti chiedo anche, cioè, che esperienza trova, perché ne hai fatti tutti, insomma, hai fatto l'assistente albine, il maschile, il femminile, tutto quanto, adesso anche le giovanili, quindi c'è una bella esperienza, ti sta facendo un bel bagaglio di esperienza. Sì, sì, dopo tanti anni di femminile, quest'anno ho avuto l'opportunità di passare al Costone maschile. È un'esperienza al momento, cioè, più che positiva, nel senso, sembra strano quando lo racconti, oppure magari prima quando me lo dicevano, del femminile, il maschile, sempre pallacanestro sì, sempre pallacanestro è, però c'è una gran differenza. Ovviamente le donne giocano a pallacanestro, è un bello sport, sono molto brave, molto precise, però qui c'è veramente atletismo, quello che vedi in televisione, poi ovviamente in un under 18 lo vedi ancora molto più marcato rispetto magari ad andare a allenare un under 13 o un under 14. Questo è un gruppo già formato, un gruppo chiaramente, come si dice, che va da sé, ha bisogno solo di qualcuno che lo indirizzi. È un gruppo che l'anno scorso ha vinto tantissime partite, sono dei ragazzi bravissimi, ovvio ci voleva qualcuno che le portasse nella, diciamo, dentro i binari, perché insomma ovviamente a 18 anni sono ragazzi. Io ho qualche dubbio, all'inizio ho avuto qualche dubbio sulle scelte di Patrizia Morbide e della dirigenza, perché forse ero la persona meno adatta, però mi sono subito trovato bene, ragazzi, c'è stato subito grande amalgama, e a parte il primo passo falso che abbiamo pagato, lo scotto della prima giornata e tutto, ecco, insomma, poi è andata bene, abbiamo giocato contro il Costone, abbiamo vinto. Sabato siamo tornati, io specialmente, a giocare un derby, che è sempre un piacere, perché, diciamo la verità, per uno che vive la pallacanestro, che ama la pallacanestro, giocare derby a livello giovanile in modo particolare è sempre un piacere. Poi negli ultimi anni si era un po' perso purtroppo questa abitudine, questa bella abitudine, perché la Virtus e la Menzana erano di categoria superiore anche a livello giovanile, e mentre il Costone è sempre rimasto lì. Ora si è un po' ritrovato questo piacere, anche se è un regionale, se è un under 18, comunque credo siano cose, io poi le vivo da anni, insomma, mi ricordo i derby in Serie C degli anni 80, della Virtus e del Costone, figuriamoci se con piacere non vado a giocarmeli ora. Sabato è stata una bellissima partita, 62-53 la vittoria del Costone, qui lo vediamo da tuttobasket.net. Sì, avevamo anche il nostro capo allenatore della prima, esatto, squadra a vederci, sicché insomma non potevamo sfigurare. No, però insomma la settimana scorsa abbiamo fatto vedere anche il video, tanto per rimanere in tema di settori giovanili, di Michele Catalani negli spogliatoi, in cui appunto diceva alla sua squadra prima della partita con Pistoia di essere un esempio per i ragazzi più piccoli, per tutti quelli che guardano a questo sport. Diciamo, è un bel messaggio quello che trapelava da Catalani, che penso sia paradigmatico per chiunque abbia a che fare con un settore giovanile, non so se sei d'accordo. Sì, sì, io sono sincero, guarda, non volendo ne parlavo con ne parlavo prima della partita proprio di sabato scorso alla Menzana, e mi dicevano, mi riportavano la miriade di condivisioni che ha avuto. Io sono stato uno di quelli, e veramente un bel video. Poi per chi lo vive da dentro, cioè per chi vive le stesse esperienze, è qualcosa di importante. Lui carica la squadra con delle parole molto precise, cioè lui dice: stasera c'è tanta gente, cerchiamo di essere un esempio per tutti quelli che ci sono venuti a vedere. E questo è qualcosa veramente di emozionante. Io mi rivedo in lui, chiaramente. Dico la verità, quando sei lì dentro
chiuso in quei quattro muri, lo spogliatoio è sacro. Esatto. Per cui tutto quello che dici i ragazzi recepiscono, i ragazzi poi lo portano sul campo, e lì devi essere bravo te a, ovviamente, ad essere un tecnico, a giocare di tattica, però devi essere anche un gran motivatore. Esatto, anche perché credo che così ci sono tanti spunti di riflessione ultimamente che mi hanno dato questo input, anche mi fa piacere parlarne con voi, non solo perché siamo amici, ma anche perché credo che una riflessione sul ruolo dell'allenatore oggi nella pallacanestro, e soprattutto anche per la realtà cittadina che ci troviamo a raccontare, anche io dal mio punto di vista, perché se parto la Menzana, una squadra giovane, c'è un grande comunicatore come Ramagli, sia a livello di comunicazione interna con i suoi giocatori, come ha detto prima Cagnazzo, che a livello di comunicazione esterna con noi che siamo la stampa e tutto quanto. Credo che sia cambiata un po' la figura dell'allenatore anche a livello di comunicazione interno e esterno, non so come la pensate, cioè, perché è un fattore che magari prima sì era considerato, ma solo, come dice giustamente Duccio, all'interno di quelle quattro mura sacre che sono spogliatoio. Adesso invece un allenatore si deve anche allenare, scusa il gioco di parola, ad essere anche un bravo comunicatore. Cosa ne pensate? Sì, decisamente, sai, ora io qui, nel senso... No, ma anche in base a quelle sono le vostre esperienze, diverse situazioni, come rapportarsi, eccetera. Ovviamente devi essere sempre... devi essere leggermente evoluto rispetto a quello che era la pallacanestro prima, ovviamente si parla nel nostro piccolo, però devi essere bravo, devi essere una persona... Poi un conto è se magari fai un giovanile di un certo livello, un conto è se fai un giovanile normale, un conto è se fai una prima squadra come fa Pier. Io credo che tu debba essere una persona, prima di tutto, credibile, e devi dare fiducia a chi hai davanti. Questa è la cosa più importante. Poi ovviamente dopo, con il tempo, molto probabilmente l'ha detto te, anche la figura dell'allenatore 10 anni fa era ben differente. Ora magari, questo però lo vedi più a livelli alti, ora è cambiata, ora ovviamente deve anche saper esporsi davanti alle persone, e poi tante volte ora con la tecnologia che c'è adesso si sente, no? Anche solo nelle dirette vedi l'allenatore che fa il time out, cioè, esatto. Sono momenti, io non mi ci rivedo perché non l'ho mai fatto in quelle cose, poi loro le fanno in inglese, io no, questa è una differenza abbastanza importante. L'unica. Sì. No, qualcuno si mette anche a sedere, io no, però ecco, io direi che questo, cioè, ti fa veramente capire quanto è bello fare queste cose, poi insomma... Ora, maestro. Ora lo pungoliamo, intanto mi fa cenno dalla regia il buon Marco Giudici che è tempo di fermarsi qualche istante, allora decretiamo la fine del terzo quarto di Basket Forum e poi torniamo qui perché insomma l'argomento è abbastanza stimolante, state con noi. Ultimo quarto di Basket Forum, ancora in diretta su Siena TV e Radio Siena, abbiamo coach Pierfrancesco Miella e coach Duccio Petreni questa sera con noi, parlavamo appunto dell'evoluzione del ruolo dell'allenatore anche a livello comunicativo. Io credo che i tasti che ha toccato Duccio siano credibilità e rispetto, reciproco sempre con la squadra, Pier. Reciproco, fondamentale, specialmente anche rispetto al contesto in cui lavori, ma a prescindere devi sempre avere rispetto reciproco dei ruoli, delle posizioni, di quello a cui sei esposto, perché gli allenatori spesso tendono a pensare di avere tutto in testa e che tutto sia trasferibile ai giocatori, invece a volte devi anche accettare di scegliere che cosa far passare come messaggio, devi anche accettare che tutto quello che ti piacerebbe o che hai appunto ideato, pensato nella costruzione della squadra durante l'estate possa non essere anche adatto, e questo va condiviso con i tuoi giocatori, perché non c'è niente di male se quello che hai in mente vedi che non funziona, lo puoi cambiare, e questo magari può essere un segno di, in una vecchia concezione di pallacanestro, anche di poca credibilità. Al contrario, oggi in cui bene o male la cultura anche del giocatore sulle cose tattiche, sulle cose tecniche è più ampia, devi essere in grado di allinearti, adeguarti, correggere e vedere quello che succede. Questo riguarda proprio la comunicazione interna, mi interessa anche quella esterna. E poi devi fare attenzione a quello che fai trapelare all'esterno, non perché viene travisato, ma semplicemente perché a
fare un intervento duro verso la squadra comunicandolo all'esterno è quasi sempre utilizzato per lanciare dei segnali alla squadra in generale o a qualche giocatore nello specifico che magari vive un momento di particolare difficoltà o non è a livello di quello che ci si aspetta. Mi sembra per esempio di capire che Ramagli domenica, sì, uscendo dalla partita di Barcellona, era quello lì dove voleva arrivare, ha utilizzato questo, cioè esatto, Leoni in casa, Agnelli in trasferta, esatto, e poi attaccato in senso buono del termine, propositivo del termine, la squadra. Questo perché, come dicevamo prima nel fuori onda con Gigi Cagnazzo, paghi anche l'inesperienza o devi mettere in conto e pagare l'inesperienza, ma l'obbligo dell'allenatore è quello di attaccare subito questa debolezza e cercare una reazione, a volte anche provocando, a volte anche spaccando una lavagna in più in allenamento in partita e esporre i giocatori a quello che possono fare di meglio. Nel nostro piccolo c'è successo la scorsa settimana dopo Firenze, perché comunque dopo aver preso 35 punti inevitabilmente noi possiamo fare di meglio. Ho chiesto una reazione, stavolta parlandone, cioè facendone analizzare questa condizione qua, e siamo riusciti a fare una partita di migliore livello. Poi probabilmente il risultato non l'avevamo certo, chiaramente, però verso l'esterno a volte si utilizza o la difesa della squadra, perché magari è sotto il fuoco della pressione dei tifosi, di quello che viene scritto sul giornale, di quello che viene percepito dall'esterno senza vivere lo spogliatoio, cercando di intuire, quindi o sei costretto o obbligato o è giusto difendere la tua squadra, oppure in qualche caso è giusto pungolarla, stimolarla, metterla di fronte ai propri limiti e alle proprie responsabilità. Eh sì, diciamo che è un concetto che ci serve anche per capire un po', contestualizzare quantomeno come un coach possa, come Ramagli, come hai giustamente detto Pier Francesco Vinella, arrivare a fare un'esternazione del genere. Leone in casa, Agnelli in trasferta non va bene, poi potrebbe rischiare di diventare un tormentone, però chiaramente va preso con il giusto segnale. È chiaramente, cioè, provocatorio. Noi giornalisti lo usiamo come tormentone, voi magari lo usate con altre finalità. Sì, è chiaramente provocatorio, probabilmente dettato anche da un minimo di delusione, perché le prove della squadra fino a quel momento non avevano dato certo modo di pensare ad una squadra arrendevole o comunque una squadra che accettava quello che succedeva sul campo senza reagire, e quindi lui forse è rimasto un po' meravigliato di questo, perché le ultime prove erano state convincenti proprio su questo tema qua, e ha scelto di attaccare. Chi meglio di lui conosce le dinamiche del proprio gruppo e della sua squadra, e chi meglio di lui poi sa gestire la settimana, no? Che inevitabilmente deve vedere una reazione in un senso o nell'altro. Quindi credo che abbia fatto una scelta, oltre che di esperienza, giusta, mi sembrava il contesto adatto per una partita che avevi probabilmente, non dico sottovalutato, ma approcciato in una maniera sbagliata. Esatto, intanto per andare anche a vedere un po' quello che succede non solo nella pallacanestro senese ma anche nel resto del mondo, ci siamo affidati a chi di credibilità e rispetto non ne ha bisogno, vale a dire Dario Ronzulli. Ora lo introduco così, fatto bene, fatto bene. Dice o pescava bene, va bene. L'editorial Onze, tutto per voi, andiamo a sentire quello che ci dice il nostro Dario sull'NBA. È finalmente partita anche la stagione NBA, oh, finalmente, almeno siamo al completo, tutti hanno iniziato, quindi possiamo occuparci di basket, no scherzo, fino a un certo punto però, perché ovviamente parliamo di quello che è il campionato più importante del mondo e nel basket è tra i più importanti campionati del mondo a livello sportivo in generale. Partita questa notte, 40 in 35 minuti per Curry, che mi sembra ben avviato verso la conquista del mondo, contro i Pelicans di Anthony Davis, che però sono una squadra molto interessante, non solo perché c'è Ciglione. La vittoria di Chicago contro Cleveland è una vittoria interessante, ovviamente non possiamo dedurre nulla dalla partita di questa notte né in generale di questi primi, diciamo questo primo mese di campionato, ecco, mettiamola così, però è una vittoria interessante, mettiamola in questi termini, perché Chicago ha cambiato guida tecnica ed è una squadra che ha tantissimo talento, un pacchetto lunghi molto interessante. Hai visto mai che avesse Derrick Rose tutta la stagione, anche se non ci metterei la mano sul fuoco purtroppo, perché mi sembra abbastanza soggetto a infortuni il play di Chicago, play per modo di dire peraltro, perché tutto è tranne che un play classico. Le squadre però sono queste, insomma, nel senso che le favorite quest'anno non vanno al di là del cerchio, a mio giudizio, Golden State, Cleveland, San Antonio,
ci sono tante squadre buone, Chicago è una di queste per esempio, però se mi devo buttare in un pronostico, fermo restando che poi la stagione è lunghissima, i playoff sono una lotteria, per usare un termine un po' abusato ma che rende l'idea, e che c'è una discrepanza di valori enorme tra la Western Conference e la Eastern Conference, forse anche più che in passato. È chiaro che però, se mi mettete davanti all'inevitabile pronostico, non vado onestamente oltre una finale tra Golden State e San Antonio, e tra Golden State o San Antonio, mi correggo, e Cleveland. La domanda è questa: riuscirà LeBron quest'anno a portare il titolo ai Cavs? Abbiamo visto l'anno scorso come non ci sia andato molto lontano, considerando le difficoltà con cui Cleveland ha affrontato la stagione e soprattutto le rotazioni cortissime con cui è arrivata alle finals contro Golden State. Golden State che di fatto ha mantenuto la squadra dell'anno scorso, a Curry, a Thompson, a Steve Curry in panchina, è la favorita principale, se non altro perché è la squadra campione in carica. Dietro San Antonio, come detto, però tante squadre interessanti che puntano a fare un campionato di vertice, e poi ci sono i nostri paladini, i nostri alfieri, in tre squadre molto particolari, accomunate dall'essere in una fase di ricostruzione. Chi più chi meno è l'anno zero: Sacramento con Bellinelli, Denver con Gallinari e soprattutto Brooklyn con Andrea Bargnani. Non mi sento autorizzato a pensare grandissime cose da parte dei nostri, in senso inteso come risultati di squadra. Bellinelli ha fatto un'ottima pre-season, e in una squadra come Sacramento che deve imparare a capire quali sono le gerarchie, potrebbe anche pensare di infilarsi non come prima opzione offensiva ma come terza, quarta opzione. Gallinari può e in qualche modo deve essere l'uomo a franchigia di Denver, e Bargnani è un terno all'otto, ha saltato tante partite negli ultimi anni, ha giocato un buon europeo, potrebbe anche aver ritrovato fiducia proprio in virtù dell'estate in maglia azzurra. Però Brooklyn onestamente mi sembra una squadra non destinata a fare grandi cose. Comunque ci sarà da divertirsi, questo è poco ma sicuro. E ringraziamo il nostro Dario Ronzulli, che come sempre si sbilancia nei suoi pronostici: Cleveland a est, Golden State o San Antonio a ovest. Bravo Dario, cioè, Lucio, te che dici? Cioè, si è sbilanciato parecchio. Si è voluto mettere in gioco, si vede, insomma, cioè, uno gli piace il rischio. Ma no, non era difficile, no, veramente, segniamocelo, perché io credo, l'ho appuntato. Hai fatto bene, tieni il foglio perché è fondamentale, a giugno si guarda come è andata. Pier, progressi nella scenografia intanto del Daronz, vedo bene, sì, però non ha dato nessuna novità, ha scelto, vabbè, però vedremo. È l'editoria Lonz, vedremo a giugno, fa parte dell'editoria Lonz. Intanto, però vi chiedo anche a voi, da allenatori, istruiteci, perché poi è chiaro, quando si guarda un po' l'NBA che parte in queste nottate, tutti siamo lì, chi più chi meno, a provare a fare maratone notturne per cercare di vedere le partite. Cosa guarda un allenatore quando guarda partite di quel calibro? Cioè, per a cosa si ispira? Perché già nell'Eurolega possiamo dire tantissime cose, bello, e già si vedono molti tatticismi e forse è anche un po' più stimolante. Un allenatore, dal punto di vista tecnico-tattico, cosa guarda una partita di NBA? Duccio. Ma allora, già non è facile rimanere concentrati, che vista allora è un po' difficile. No, però è chiaro, lì per lì, mentre guardi la partita, non è mai facile cogliere degli spunti o prendere, analizzare delle situazioni. Magari poi riguardandole con calma uno riesce un attimo a estrapolare delle situazioni più che altro offensive, che ovviamente sono difficilmente riproponibili qua da noi, specialmente nel nostro livello, però possono essere spunti importanti. È chiaro, lì per lì guardi la partita per il piacere di guardare la pallacanestro, io in modo particolare, nel senso, la guardo con un occhio sì, tecnico tra virgolette, però guardi la partita e cerchi di vedere qualcosa. Poi magari se eventualmente una partita in modo particolare in certi momenti o un quarto è stato particolarmente bello
o esaltante, allora mai si ritrova il filmato e spezzettandolo, però insomma, ecco, diciamo, io nell'NBA è difficile, lo faccio, magari è più facile capiti per l'Eurolega o per una partita del campionato italiano, non dico di serie A, anche di serie minori, è molto più facile. L'NBA fanno delle cose che fa solo piacere all'occhio vederle. Insomma, vanno sempre passi, quindi cioè, diciamo. Sì, no, lasciamo perdere. Pier, anche dal tuo punto di vista. Sì, allora, l'anno scorso ha vinto Golden State, che è stata una squadra che dopo molti anni ha portato per la prima volta un gioco ancora più corale, molto più vicino al gioco europeo, dove comunque le stelle brillavano lo stesso, e quindi conciliare la presenza di giocatori molto importanti di primissimo livello mondiale, anche come attenzione, con un sistema di gioco corale che di solito nell'NBA si vede di meno, è stata una piccola rivoluzione. In più, da anni c'è l'avvento nelle squadre NBA di molti allenatori che hanno lavorato nei college e quindi a livello universitario, e quindi diciamo c'è un piccolo ritorno a quello che è il dettaglio o la cura di sistemi d'attacco un pochettino più, ripeto, corali, che coinvolgano più giocatori, pur concependo che all'interno di ogni squadra NBA c'è un giocatore di spicco che va valorizzato per tutti gli interessi mediatici e tecnici che porta dietro. Quindi è interessante, secondo me, vedere l'evoluzione dell'NBA nei confronti dell'avvento dei nuovi allenatori, che magari non si rifanno più all'unica stella che c'è, come poteva essere l'NBA degli anni 80 e 90, ma che hanno un progetto un pochettino tecnico un pochettino più complesso. Di giocare di sistema, e penso non sia un caso che un coach come Popovic sia arrivato anche alla guida della nazionale a stelle e strisce. Di questo ne parla anche Andrea Colnago nella sua rubrica Socialissima, che andiamo a sentire. Trovare notizie e curiosità sulla pallacanestro in rete non è una cosa difficile. Più difficile cercare di essere il più esaustivi possibile e cercare di non dimenticarsi le cose importanti. Se la settimana scorsa mi sono dedicata all'aspetto emozionale di questo sport, questa settimana vorrei collegarmi e legarmi allo spettacolo. Con spettacolo intendo tutto ciò che stupisce, che coinvolge e che crea meraviglia intorno a questo sport. E se si pensa al basket spettacolare, probabilmente la prima cosa che viene in mente è sicuramente lo spettacolo NBA. Le partite di regular season sono viste come un vero e proprio show e un vero e proprio divertimento. Sugli spalti c'è gente stravagante che guarda la partita a suon di musica e certo anche i giocatori non perdono occasione per rendere questa cosa ancora più divertente ed entusiasmante e grazie soprattutto alle loro azioni spettacolari. Quindi entriamo nel vivo di questa rubrica proprio cominciando dalle azioni spettacolari di un italiano che se mai ce ne fosse stato bisogno a settembre ci ha dato prova di essere un vero e proprio giocatore imprescindibile, abituandoci a dei canestri uno più bello dell'altro. Stiamo parlando di Danilo Gallinari che sta scaldando i motori anche in NBA e neanche in questa occasione manca di regalarci azioni che sono quasi impossibili. Possiamo guardarlo da questo video. Fakes the handoff, now retreats with a dribble, goes to work with a bump and a back in move on Arthur, but missed it. Danilo Gallinari with a rebound. Gallinari with a mohawk, brings it up to the front court. Brings in his own play, gets a handoff, fires Gallinari at the top, swings through to a left hand dribble with Rodney Hood on him. Ball fakes, cut off. Terminates the dribble, now fadeaway jump shot is up and in. Gallinari driving at Hood, draws the foul, throws it away. And Gallinari's cherry picking the other way and he'll dunk. And the Jazz. Da un giocatore spettacolare ad un altro, a cui a 38 anni sono nati e svariate stagioni in NBA, senza dimenticarsi le medaglie mondiali e olimpiche vinte, non manca certo la voglia di far entusiasmare la gente. Stiamo parlando di Manu Ginobili, che ha fatto un assist di questo tipo al suo compagno di squadra Tim Duncan. I due si conoscono a memoria, si conoscono talmente tanto bene che non c'è neanche bisogno di guardarsi per intendersi. Guardate. Un altro che di assist se ne intende è Teodosic, che nella partita di Eurolega contro Sassari, vinta 78-107 da Mosca, ha fatto questo assist al suo compagno di squadra, portando a termine un'azione stupenda. Those three-point shooting numbers closing up a little. How about the pass from Teodosic? And Fritz on inside to finish again.
E se lo spettacolo in campo non manca, e lo abbiamo visto, lo spettacolo c'è anche sugli spalti. Per esempio nel derby tra Panathinaikos e Olympiakos, finito 73-69, il pubblico è stato davvero il valore aggiunto. Lo vediamo dalle immagini, la cornice è davvero mozzafiato e l'atmosfera che si crea è davvero inspiegabile, e crea davvero una cornice che non è paragonabile. Passiamo ora alle notizie legate al basket che sicuramente hanno colpito e interessato in modo particolare i frequentatori della rete. Per esempio la notizia della settimana è legata al mondo americano ed è sicuramente quella che vede protagonista Greg Popovich. L'allenatore infatti sarà alla guida del team USA dal 2017 ed è una notizia incredibile per tutti gli appassionati americani e italiani che vedranno un grandissimo leader alla guida del team americano. Un'altra notizia è quella che riguarda il nostro Datome. La cosa incredibile non è tanto la sconfitta contro Strasburgo per 91-70, quanto ciò che è accaduto durante un time out di Obradovic. L'azzurro ha avuto il coraggio di interrompere il sergente di ferro per esprimere la sua opinione su ciò che non funzionava secondo lui, ottenendo proprio di essere ascoltato dall'allenatore. Questa è sicuramente una notizia inaspettata, conoscendo soprattutto il carattere del serbo. E ancora un'altra notizia che non può passare inosservata e che ha come protagonista un vero e proprio fenomeno, Gianluca Basile, che 19 anni fa a Reggio Emilia esordiva in Serie A e che la scorsa domenica a 40 anni ha battuto proprio Reggio Emilia con la maglia di Capodorlando alla sua 500esima presenza nella massima serie. Un giocatore fenomenale che è capace di sorprendere, ma da cui ci si può davvero aspettare di tutto. Le ultime due notizie riguardano le due vittorie storiche di Trento e Venezia in Eurocup. La prima ha infatti battuto l'Oldenburg per 80-69 nel primo successo in Coppa in assoluto, la seconda ha vinto contro il Nancy 70-67, 33 anni dopo l'ultima esperienza europea. E per chiudere ricordiamo che ieri era il compleanno di Andrea Bargnani, era il suo 30° compleanno, e allora ci salutiamo proprio con le immagini che lo ritraggono in maglia azzurra, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per una prossima puntata legata agli aggiornamenti del mondo social. E ringraziamo ovviamente Andrea Colnago per le sue pillole pescate dalla rete. Si va sempre a giro per il mondo con Andrea, questo ci fa veramente molto piacere, che troveremo anche la settimana prossima. Siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento con Basket Forum, però prima c'è da fare delle congratulazioni, vero Pier? Le lascio fare a te perché hai prelazionato il diritto di farle durante il servizio. Allora, è quello più di esperienza. Poi è chiaro, è il signor coach. Complimenti intanto Andrea Colnago. Prima di tutto, niente, allora me l'ho fatta dire, apposta perché siamo qui, volevo, la grande famiglia del Costone, almeno è contento. Volevo fare complimenti a Giulio Griccioli perché credo che stia facendo vedere le sue qualità a Capo d'Orlando ancora una volta. L'ho visto domenica in televisione, mi ha fatto molto piacere che la sua squadra ha giocato veramente bene, e senza nulla togliere a Giulio, soprattutto a Martino Galasso che domenica prossima arbitrerà la sua prima partita in Lega 1 o Serie 1, chiamatela come volete, all'interno di un progetto sperimentale della federazione che ha scelto 8 allenatori di Lega 2 che ogni tanto saranno testati in A1 in previsione di poter essere promossi. Io ho allenato Martino appena uscito dal mini basket alla Menzana, ho ricordi bellissimi di lui da giocatore, lui meno di me di allenatore, no, perché chiaramente si è messo ad arbitrare. Però sono strafelice per lui perché arrivare ad alto livello ad arbitrare in Serie A1 vuol dire aver fatto chilometri, sacrifici, aver preso offese, essere passati sotto alle forche di miriadi di tifosi, e secondo me ha un grandissimo valore. Noi tendiamo tutti a vedere un ragazzino delle giovanili che va in Serie A a giocare o in Eurolega a giocare, però arrivare a questo livello ad arbitrare è frutto di grandissimo lavoro e grandissima dedizione. Sono strafelice per lui e credo che lo sia. Lo siamo tutti quanti noi, anche perché l'abbiamo sentito la settimana scorsa per lanciare insomma la nuova sessione di lezioni per diventare arbitri qui a Siena, per cui insomma gli condividiamo l'in bocca al lupo.
e vi annuncio che lo ritroveremo magari anche con Pierre, stiamo tramando qualche cosa. Stiamo lavorando nell'ombra, però ancora non diciamo niente, perché insomma qui le novità si tengono sempre nascoste. Come ogni trasmissione di qualità. Come tradizione, come si dice in gergo. Io ringrazio tantissimo per essere stato con noi, Duccio Petreni, a cui faccio bocca al lupo prossima domenica con il L'18 e il Costone. Giochiamo domenica pomeriggio con San Casciano al Costone alle 6:30. Vota i tuoi ragazzi, dai, daccelo ora che siamo a novembre, nemmeno, e magari quando si rinvisa me lo diamo un altro più aggiornato. Al momento direi un 8 pieno. Un 8 pieno, perché parte basso è il signor Petrelli. Un 8 pieno, se lo sono meritato, perché comunque capisco che non è mai facile cambiare allenatore, e poi per una squadra, ripeto, come ho detto prima, abituata solo a vincere come era l'anno scorso, insomma, parti un pochino con gli occhi puntati, e noi gli occhi puntati addosso non ci piacciono, però l'ho detto, l'importante è arrivare a un buon punto del campionato ed essere una squadra antipatica, perché storicamente le squadre antipatiche sono quelle che vincono. E quindi? È sempre esistito, per cui noi più siamo antipatici e meglio è, per ora siamo, diciamo, ancora un po' troppo simpatici. Dai, comunque un 8 se lo meritano. Poi vediamo che diventi un 10 a primavera. Grazie mille a Duccio ancora, e grazie mille a Pierre per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci ritroviamo nelle prossime settimane, ovviamente. Così come ci ritroviamo con Marco Giudice e Franz Plantone, che hanno curato la regia questa sera, e che cureranno la regia anche, come sempre, del sabato mattina con Time Out anteprima dalle 12:15 alle 13 per presentare il prossimo turno. Menzana, ricordiamo, impegnata domenica a Trapani, palla 2 alle 14:15, diretta che purtroppo non sarà su Siena TV ma sarà comunque su Sky Sport, quindi tutti i tifosi avranno comunque modo di vedere la partita, ma se vogliono anche di ascoltarla su Radio Siena. E poi al termine post gara, la sera, domenica sport sera, insomma, la pallacanestro e lo sport non si fermano mai da queste parti. Buon proseguimento a tutti su Radio Siena e Siena TV.